Ciao e benvenuto qui sul canale di Infodrones.it. Oggi vedremo insieme una guida in cui ti mostrerò come vedere DAZN su PC gratis. Parleremo infatti di quelli che sono i possibili metodi, ovviamente legali, per usare e quindi vedere quello che è alla fine diventato tra i più popolari siti di streaming per quello che riguarda lo sport. Lo scopriamo insieme subito dopo la sigla. Allora, prima di vedere insieme come vedere DAZN gratis, ossia quali sono i metodi legali che ci sono oggi per vederlo in maniera gratuita, ti ricordo che in descrizione di questo video potrai trovare i possibili metodi, le possibili strategie che puoi utilizzare per vedere DAZN gratis. E prima di farlo ti voglio ricordare che in descrizione di questo video potrai trovare i nostri riferimenti social. Quindi le nostre pagine su quelle che sono i più popolari social a questo momento e che ti invito a seguire, così potrai innanzitutto non perderti ad esempio all'uscita di nuovi video, ma anche se ti interessa tutto quello che è il mondo high tech, troverai informazioni, news e anche approfondimenti che puoi trovare sul nostro articolo di blog. Infatti, sempre in descrizione di questo video e il link al primo commento sempre sotto a questo video, troverai il link che ti porta l'articolo di blog di riferimento su DAZN e quindi su come vederlo gratis da PC. Ti invito a leggere la guida per approfondire, ma anche perché lì troverai un link che ti porta a quella che è la promozione che in questo momento sta proponendo DAZN. Se sei un appassionato di sport, ti consiglio di andarci a dare un'occhiata e sicuramente se sei un appassionato di sport, quindi ti consiglio assolutamente di andarlo a vedere. Allora, innanzitutto partiamo con il dire che fino a poco tempo fa DAZN dava un'opportunità che era interessante per chi soprattutto non lo conosceva, specialmente quando si è affacciato sul mercato di quella che è le piattaforme di streaming e quindi di trasmissione di programmi sportivi, che possono essere la Serie A, il tennis, che può essere basket. Insomma, è stato un nuovo fornitore di questo servizio e fino a poco tempo fa, come ti dicevo, dava l'opportunità di fare una prova gratuita di un mese. Questa opportunità oggi purtroppo non c'è più per te, ad esempio, che vorresti provarlo e quindi, diciamo, per informazione ti dico che prima c'era questa possibilità e quindi a questo punto ci sono delle altre soluzioni che puoi optare per vedere DAZN in maniera gratuita. Ovviamente cosa intendo? Specifichiamolo bene, cosa intendo per vedere DAZN in maniera gratuita? Intendo fartelo o regalare e quindi chiederlo proprio come regalo ad esempio di compleanno. Ad esempio, infatti, il primo metodo che ti consiglio può essere infatti quello di farti regalare da amici oppure da parenti, tuoi genitori, quindi una carta prepagata da DAZN e in questo modo garantirti l'accesso al servizio senza spendere nulla, quindi. Ovviamente io non con questo video qualcuno poteva aspettarsi un metodo gratuito per aggirare il pagamento di un abbonamento, ma ovviamente noi non vogliamo in nessun modo incentivare l'uso illegale di piattaforme sportive che possono essere alternative o che si collegano a DAZN, però aggirando il pagamento dell'abbonamento. L'abbonamento è fondamentale perché permette alla piattaforma di essere continuamente aggiornata, di garantire un servizio ottimo, quindi per gli utenti, e ci tengo quindi a ribadirti che non ne vogliamo incentivarne l'uso illegale. Qui il discorso riguarda molto e soprattutto quelle che sono le prepagate, perché una cosa che non molti sanno è che sì, c'è la possibilità se tu vai sul sito di attivare un abbonamento online mensile, che solitamente il cui prezzo si aggira intorno ai 29,99 €, ma c'è anche la possibilità, un po' come l'abbonamento in palestra per intenderci, di fare una ricarica di 3 mesi, quindi ad esempio invece di pagare 29,99 € ne andresti a pagare 79,90 € in questo momento, risparmiando 10 euro, oppure fare un abbonamento da 6 mesi e risparmiare praticamente 30 euro, quindi il prezzo sarebbe di 199,90 € e un mese sarebbe gratuito. Per quanto riguarda al discorso quindi delle carte prepagate, innanzitutto quello che devi sapere è che possono essere acquistati nei principali negozi di elettronica, ma ovviamente anche nei supermercati, quindi se è per esempio un grande supermercato sicuramente
troverai la carta prepagata di DAZN. Le hanno disponibili bar e negozi abilitati Mooney e Puntoris. E sicuramente sono un'opzione da tenere in considerazione perché ti permettono di risparmiare sul prezzo che pagheresti online. Quindi, come abbiamo già detto, con l'abbonamento da 3 mesi e con l'abbonamento da 6 mesi, in cui risparmi 10 euro con quello da 3 mesi e 30 euro, quindi fondamentalmente un abbonamento un mese gratis, con l'abbonamento da 6 mesi. Come funziona? Se sei riuscito a farti regalare o se qualcuno, sapendo della tua grande passione per lo sport, per le partite, ti ha regalato una carta prepagata da DAZN. Innanzitutto, che devi fare? Devi collegarti a quello che è il sito ufficiale di DAZN. E lo vedi qui sullo schermo. Cosa devi fare? Devi andare qui su Hai un codice d'accesso e devi cliccare qui, dove appunto dice clicca qui. Cliccandoci praticamente ti appariranno quelle che sono le domande frequenti. Ecco, tu devi andare su questa prima parte che è ho il codice di una ricarica prepagata. Come posso attivarlo? Ci clicchi sopra e ti apre una nuova finestra in basso e devi andare a cliccare su qui. Puoi redimere il tuo codice qui e ci clicchi sopra. E questa sarà la pagina che ti apparirà. Infatti, quando tu acquisti la tua carta prepagata di DAZN avrai un codice composto da lettere e numeri, anche maiuscole e minuscole, e lo devi inserire in questo riquadro. Una volta inserito, confermi, quindi clicchi sul bottone qui giallo e ti darà la possibilità di sbloccare, quindi di accedere a DAZN sfruttando quindi il pacchetto che hai comprato, quindi se è un mese, 3 mesi oppure 6 mesi. Ovviamente, cosa importante, per poter accedere poi a DAZN dovrai crearti un profilo, quindi inserire una mail, una password, e poi una volta che avrai creato un profilo accederai e ti ritroverai quindi con tutta la vastissima scelta di partite, tennis, basket, chi più ne ha più ne metta per quello che riguarda il mondo, tutto il mondo dello sport. Ci tengo anche a mostrarti quella che è un'altra opzione, un altro metodo che puoi sfruttare per poter guardare DAZN in maniera gratuita. Infatti, come tanti grandi colossi, come tante strategie di acquisizione di nuovi clienti e quindi di invitare nuove persone, cosa fanno molte attività? Ti dicono: guarda, se tu inviti un amico a provare questo prodotto, in questo caso quindi tu inviti un amico a provare DAZN, cosa succede? Ovviamente, fermo restando che tu sia già cliente DAZN, nel momento in cui tu inviti un tuo amico a iscriversi a DAZN avrai la possibilità di partecipare a quello che è il programma Invita un amico in DAZN. Cosa succede? Tu crei un tuo codice personale e questo lo condividi con un tuo amico o con dei tuoi conoscenti e ti permette di ottenere una cosa molto interessante, che è un mese gratuito di DAZN per ogni nuovo utente che tu riuscirai a invitare e far iscrivere qui su DAZN. Quindi inviti un amico, avrai un mese gratis, inviti due amici, 2 mesi gratis, eccetera eccetera. Quali sono i passaggi che dovrai fare? Allora, in cosa consiste la procedura per generare il tuo personale codice? Quindi devi accedere a quello che è il tuo account di DAZN, quindi vai in alto a destra sul sito ufficiale e metti accedi. Inserisci la tua mail e password che nel momento di registrazione hai creato e poi ti si aprirà un menu in alto a destra dove potrai selezionare la voce il mio account dal menu che si apre e poi dovrai andare nella sezione invita un amico in DAZN. Poi copierai il tuo link, che in questo caso verrà generato il tuo personale, e puoi mandarlo ad esempio tramite messaggio su WhatsApp oppure su Telegram oppure in qualsiasi altra maniera preferisci inviarlo. Ricapitolando quindi, quali sono i due metodi con cui puoi vedere DAZN su PC gratis? Ovviamente, come ti dicevo, io per gratis intendo o quella che era tempo fa la procedura con cui avevo un mese gratis a disposizione per provare DAZN, cosa che, come dicevo, non è più possibile, oppure puoi chiederlo come regalo, quindi come ti dicevo, puoi farti regalare una carta prepagata di 1, 3, 6 mesi, ad esempio per il tuo compleanno oppure per Natale. Oppure c'è un secondo metodo, che sarebbe quello di invitare un amico su DAZN e ricevere per ogni amico che inviti un mese gratuito sulla piattaforma. Come ti dicevo, devi essere cliente di DAZN perché dovrai avere un account e un abbonamento attivo e dal tuo account genererai un tuo personale link con cui mandandolo la persona cliccandoci e iscrivendosi da quel link ti
darà la possibilità di ricevere un mese gratuito in più per ogni persona che si iscrive da quel link. Bene, adesso hai tutte le informazioni, hai una panoramica generale su quali metodi hai, quale strade puoi prendere per vedere DAZN in maniera gratuita, soprattutto ci tengo a ribadirlo, in maniera legale. Detto questo, io ti ricordo che in descrizione di questo video potrai trovare il link che ti porta all'articolo di riferimento, quindi alla guida che trovi sul nostro articolo, sul nostro sito www.infodrones.it, dove potrai leggere la guida. E inoltre, cosa molto importante, te lo consiglio perché troverai il link che ti porta quella che è la promozione che sta proponendo in questo momento DAZN, quindi che ti porta al sito ufficiale di DAZN. Se sei un appassionato, mi raccomando, non lasciarti scappare questa opportunità di iscriverti a DAZN e di goderti centinaia e centinaia di eventi sportivi. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un bel mi piace, iscriviti al canale attivando la campanella, così non ti perderai nessun video che uscirà qui sul canale di Infodrones. Per questo video è tutto, grazie dell'attenzione e al prossimo video. Ciao! Whoa!